Tenutosi, perfetto. Di Scusate. Barra. Questo giocatore dell'Arzanese sembra che prenda il pallone con la testa e poi sul braccio. E qui le proteste della Aversa. Ora, le immagini al rallenti potrebbero anche far ingannare il tipo di dinamica dell'azione, perché potrebbe addirittura il giocatore sempre dell'Arzanese, caro tenuto, va bene così? Invece potrebbe addirittura aver considerato errata la traiettoria del cross e per cui essendosi visto nell'ultimo momento per non perdere il pallone abbia poi allungato il braccio destro e quindi abbiamo una volontarietà piena. Nel caso in cui prende il pallone con la testa io non vedo la volontarietà. Va bene, ti ringrazio, non andiamo oltre perché vado molto molto di fretta. Che rigore è netto. È netto. Vuoi dire che è netto, io dico è netto, che è l'arbitro la... l'ha interpretato in maniera diversa perché in definitiva era tenuto è un attaccante, quindi è poco alzato, a fare il difensore si è alzato ha cercato, vedi che quando ha preso con la mano però aveva la testa abbassata e qui non sapeva dà l'impressione che andava. Non vede più il pallone goffamente è andato a colpire di testa però la palla l'ha stoppata con la mano, quindi il rigore c'è, non è rigore, zitto, zitto, se no non ti invito più. Scherzo naturalmente, ragazzi. Sì, effettivamente. Rigore c'è quando arbitro fischia. Giusto, l'arbitro l'ha fischiato, non è rigore. Vabbè. Perché è poi in questo caso? Va bene, ti ringrazio. Dai, a questo punto è meglio che mettiamo un poco di filmati, dai, con lo spot del gruppo A. Se la regia è pronta è meglio, vai. Allora, via con la regia. Spot pubblicitario. Joe Sport, abbigliamento ciclismo e vesti come il tuo campione preferito. Esperienza e serietà dal 1980. Scegli dai nostri cataloghi i colori e i disegni a te preferiti. Joe Sport, Pescara, via del circuito 384, telefono 085 41 54 870. Vieni a trovarci anche sul sito joesport.it. Un'elegante e prestigiosa struttura, completamente immersa nel verde dell'incantevole Valle Caudina. Villa Verde Eventi è la cornice ideale per i tuoi momenti più belli. Un luogo suggestivo per un matrimonio da sogno. Le sale, luminose ed eleganti, con un servizio esperto e di classe, consentono di ospitare fino a 200 persone. Le raffinate tavole rivestite di prezioso tessuto, pregiati dettagli, preziosi cristalli e finissime porcellane fanno di Villa Verde Eventi la location ideale per tutte quelle cerimonie dove il piacere degli occhi e dello spirito si coniuga perfettamente con quello del palato. Villa Verde Eventi è a Luzzano di Moiano, in via San Giacomo. Telefono 0823 71 38 76. www.villaverdemoiano.it. Quando la bellezza di una donna viene esaltata nel suo essere, centro estetico, relax e benessere. Qualsiasi trattamento adatto a te. Massaggio relax su lettino bismara, con oli, fanghi, argilla. Massaggio al cioccolato con pennelli e a quattro mani. Slim up, cavitazione, pressoterapia. Massaggi linfodrenanti, rassodanti e anticellulite. Stone massage, manicure, pedicure, bagno turco, doccia emozionale, solarium e tanto altro che solo venendoci a trovare potrai scoprire. Siamo a Napoli, Colli Aminei, via delle Porcellane 30. Infoline 081 743 4471. Cercaci su Facebook. Relax e benessere. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it. I'm alive.
Qualità, serietà, convenienza e disponibilità. Tutto questo è Tufano Arredamenti. Da 40 anni un punto di riferimento per chi deve arredare la propria casa. Cucine componibili, camere da letto, pareti attrezzate, divani, camerette per bambini. Da Tufano Arredamenti trovi infinite soluzioni d'arredo personalizzabili e marchi garantiti. Uno showroom esclusivo e pronto ad accogliere ogni tua richiesta. Dalla progettazione computerizzata gratuita al trasporto e montaggio, sino all'assistenza post vendita. Il team di esperti di Tufano Arredamenti è pronto ad accompagnarti nei tuoi acquisti. Tante offerte e promozioni ti aspettano nel punto vendita di Saviano, in Piazzale Ferrovia numero 1. Visita il sito www.tufanoarredamenti.it. Tufano Arredamenti, il posto dove trasformare in realtà i tuoi sogni. I debiti pesano? Fanne un'unica rata. Prestiti e mutui insieme in una sola rata mensile più piccola. Comodo, no? Per saperne di più, chiama gratis l'800-001-995. Sei pensionato e ti serve un prestito? Chiama gratis l'800-001-995. Prestiti fino a 50.000 euro, anche a protestati o cattivi pagatori, e fino a 90 anni. Protestati, pignorati, cattivi pagatori. Noi vi offriamo fino a 80.000 euro con trattenuta singola in busta paga in 120 mesi. Per saperne di più, chiamate gratis l'800-001-995. E allora siamo alla Serie D. Nel girone G cade in Sardegna il Bagoli. La partitissima tra Salerno e Budoni termina in parità. Contestati i Granata. E prima di passare la parola ad Ada vorrei salutare il nostro moviolista che deve andare via. Allora ti ringrazio, Peppe Gargiulo. Ormai grazie, il tuo lavoro è finito anche per stasera. A voi di avermi fatto anche sopravvivere stasera, e non era poco. Io ti ringrazio. Alla prossima saluto tutti, compreso i tuoi ospiti graditi. Scusate, mi avevano non impallato, ma il contrario. Avete impallato. Alla prossima e spero di rivedervi tutti. Ciao. Arrivederci. Ciao carissimo. Allora Ada, vai con i risultati del girone G. Per quanto riguarda i risultati, adesso passiamo alla Serie D, girone G. Anzolavino Porto Torres 1-2, Marino Astrea 1-1, Fidene Boville 2-0, Santeria Arzachena 0-2, Palestrina Cinzia 2-4, Pomigliano Monterotondo 1-0, Salerno Budoni 0-0, Selargius Sibilla Bacoli 3-0, Sora Civitavecchia 1-0. Per la classifica conducono Appaiate, Salerno e Budoni a 23 punti. Seguono Sora e Porto Torres 19, Pomigliano 17, Selargius, Marino, Monterotondo e Arzachena 16, Anzolavino 15, Palestrina, Fidene e Cinzia 13, Astrea 12, Civitavecchia 10, Boville 8, Sibilla Bacoli 7, Santeria 5 punti. E passiamo al girone H. Una Turris sgangherata a centrocampo perde un'occasione importante. Casertana e Campania in auge, alla Sarnese il derby con l'Ischia. Buono il pari esterno dell'Inter Napoli. Ahimè, Gaeta in tilt, vai Ada. Ai ai. Sempre per la Serie D, girone H. Cristoforo Nardò 0-2, Casertana Viribus Unitis 5-0, Fortistrani Irsinese 1-1, Francavilla Sussini Brindisi 1-1, Grottaglie Gaeta 4-1, Nocera Inter Napoli 0-0, Sarnese Ischia 3-0, Turris Martina Franca 1-1, Casarano Campania 0-1. Ancora anche qui Appaiate 2 per il primo posto in classifica, infatti sono il Nardò e Francavilla a 22 punti, seguono Sarnese, Campania e Casertana a 20, Ischia 19, Martina Franca e Turris 18, Brindisi 17, Casarano 16, Trani 15, Inter Napoli 14, Irsinese 10, Grottaglie 9, Nocera e Gaeta 8, Cristoforo 7, Viribus Unitis 4 punti. E adesso andiamo al girone I, quello più meridionale di tutti. L'Acri ritorna al comando, colpo del Sant'Antonio Abate. I ragazzi di Mario Di Nola strapazzano la nuvola vaiata. Quindi sempre per la Serie D, andiamo adesso al girone I. Acireale Sant'Antonio Abate 0-1, Acrinissa 1-0, Interreggio Battipagliese 1-1, Marsala Cosenza 2-0, Noto Nubla 4-0, Palazzolo Licata 1-1, San Biase Cittanova 3-0, Sicignano degli Albuni Adrano 2-1, Grecanica Messina 2-2. Per la classifica viene condotta dall'Acri con 22 punti, segue Adrano 21, Palazzolo Battipagliese e Marsala 18, Interreggio 17, Cosenza e Messina 15, Sant'Antonio Abate Cittanova e Noto 14,
Siciliano degli Alburni, Ellicata 13, Grecanica 12, Sambiase 11, Acireale 10, Nuvla 8, Nissa 7 punti. Benissimo Ada, dunque Salerno-Budoni 1-1, ha segnato al 40esimo il Budoni, poi due minuti dopo pareggiava il Salerno. Tutto normale? No, contestazioni. C'era Lolito e Lolito ha chiesto pazienza. Allora, come la vedi sta situazione a Salerno? Eppure sono primi in classifica e contestano così forte la loro squadra. Non vogliono l'allenatore, questa è la verità. Diciamolo franco. Beh, però dobbiamo anche vedere un attimino come è nata anche questa squadra, in che tempi è nata, insomma, anche se Salerno è una piazza prestigiosa, una grandissima piazza, però questa è una squadra che è nata in un mese, non era facile. Mister, gli hanno dato un girone facilissimo. No, vabbè, dai, no, beh, io... è vero che è cominciato tardi, però con le potenzialità di Lolito, con un girone no, ma indubbiamente, fatto su misura indubbia, base allora, indubbiamente questa è una squadra forte, questa è una squadra insomma che in questa categoria c'entra poco, perché ha grandissimi giocatori. Indiscutibilmente. Però è il campionato di Serie D non è un campionato facile, non è, lo so, cioè, bisogna comunque vincere una squadra, comunque bisogna scegliere gli under bravi, perché questo è un campionato che lo vincono gli under, non lo vincono gli over. Tu lo sai benissimo, chi sceglie gli under bravi vince questo campionato. La Salernitana non ha avuto questa grande possibilità, perché la possibilità non l'ha avuta per il tempo che aveva a disposizione, anche se tutto sommato poi comunque ha allestito una grandissima squadra. Sicuramente sta avendo delle difficoltà, però non è che quando, tu lo sai poi meglio di me, che quando giocano contro la Salernitana, voglio dire, tutte le squadre si impegnano al massimo e fanno la partita della vita. Certo. Senti, Principe, sta passando un brutto periodo la Sibilla Pacoli. Sì, oggi, Caranante. Oggi hanno perso 3-0, però dalle notizie che ho avuto così sommariamente dice un risultato molto bugiardo. Vabbè, quelle le partite come si mettono, cioè, può darsi che sia stato sfortunato, cioè, si combina tutta una serie di situazioni a sfavore della Sibilla. Comunque si può riprendere la squadra. Speriamo. Criscuolo, ma tu hai mai giocato in quarta serie? No, in quarta serie no. Ma anche in quarta serie sei arrivato? Niente. Criscuolo. Niente da fare. Dopo vi faccio vedere il filmato, lui chi era quando aveva 9 anni? Vi faccio vedere chi era. Allora, a questo punto io direi di... vediamo cosa mi dice la regia, la mia regia, voglio dire. Allora, mi dice che Ada deve leggere gli sms. Ada, qualche sms per piacere, non incantarti vicino alla chat, PC. Vicino alla video chat. Certo, dai. No, perché è scomparso l'altra volta. Cioè, che devo fare? Sta andando uno schifo stasera. Vediamo un po'. Arzanese sempre più in forma, ricontinua a vincere e così sarà per tante altre partite. Gennaro da Arzano. E poi abbiamo complimenti a mister... è il principe Luigi Geremia. Complimenti per la trasmissione, un bacio a Maria Ada, Forza Atletico Nola, un saluto a Giuseppe Criscuolo dalle sue sorelle. Benissimo. Anche tu sei attorniato dalle femmine, sì. Quindi. Allora Ada, vediamo un attimo di collegarci con Erasmo, non ci riesco, Erasmo non con è disponibile. C'è è un problema, no, problema tecnico nostro, no, è un problema della... ma è proprio il segnale che è basso, sia da Gaeta che da Caserta. Dopo l'altro dovrebbe essere migliore quando lo faremo più in là, poi vi diremo con chi ci collegheremo, vediamo un attimo se c'è. Pronto? Pronto? Non c'è neanche via telefono, avevo detto di tenere la telefonata aperta. Scusate ragazzi, perché se fosse mancato l'internet... Riprovo sempre con la video chat io. Riprova tu intanto, va bene. Allora, volevamo fare il girone H in maniera un poco particolare. Va bene, allora, quando siete pronti me lo dite. Evidentemente non stanno funzionando qua i collegamenti. Allora, vediamo un attimo per il girone H cosa è successo oggi. Abbiamo detto della Turris, abbiamo il filmato della Turris? Chiedo alla regia se abbiamo il filmato della Turris. Siamo al telefono? Vabbè, pronto? Eccolo qua, almeno al telefono, già doveva essere pronto però, la telefonata. Pronto? Eccoci, Mario, buonasera. Senti, è destino che con te non riusciamo ad andare in chat, in video chat, è incredibile. È un peccato.
chiamato perché stava andando tutto bene, però sembra che siete voi ad avere qualche problemino, forse la linea lì non la linea è un poco disturba, un po' che non va bene. Ah, tu tenta sempre. Sì, tu... sì, sto ritentando, sì, sì. Dice non è disponibile. Vabbè, è chiaro, è disponibile perché purtroppo non ci troviamo. Vedi, stiamo dopo chiamando Erasmo, contatto con Erasmo in corso. Oi, ci siamo qua. Rispondo, ma sembra che però quando rispondo c'è qualche cosa che non va. No. Però, ma voi tentate sempre comunque. Allora, io tento sempre, Erasmo. Erasmo, mo ti faccio vedere un attimo, cioè abbiamo il filmato della Turris allora? Vediamo un po' se è arrivato il filmato della Turris. No. Che? È poca roba perché praticamente era troppo, perché le linee qua non, al Caserta non funzionano le linee di internet, non ho capito perché, ma non siamo un grosso... dell'autostrada anche bello. Loro hai ragione, è vero, ha ragione Antonella, guarda, ecco la ragione, noi stavamo chiedendoci perché, ma non era possibile perché c'è il molto traffico, si fermi, ti fermi a Casello, ecco, e lì rimani, ecco, anche loro si fermano, anche loro si ferma. Vabbè, allora diciamo, facciamo vedere quel poco che c'è, hanno pareggiato 2-2, questo è il campo della Turris, quel poco che è arrivato, vediamo un attimo i Corallini, oggi hanno fatto una partita 1-1 col Martino. 1-1 col Martino, dovevano vincere, però è stato accusato il centrocampo, è stato messo sotto quadro. Perché, Antonella, tu che segui da vicino questa? Sì, è stata una partita, vediamo anche dalle immagini, molto combattuta. Si sono affrontate due squadre che comunque arrivano, il Martino prima in classifica, in buona posizione entrambe, sentita da tutte e due le parti. E il gol sono arrivati nel secondo tempo, la Turris ha giocato bene nel primo, è andata in vantaggio poi al 20° del secondo tempo con un rigore trasformato da Cosa e poi ormai era fatta, aveva in pugno la partita, ma al 90° incredibilmente il Martino è riuscito a pareggiare. E da con... qui... l'accusa dei tifosi di un centrocampo vecchio. Perché un centrocampo che nel secondo tempo non ha saputo reggere la mole di gioco degli avversari che hanno cercato in tutti i modi comunque di pareggiare. Ma il Martina, certo, il Martina è una grandissima squadra. Cioè questa è una società che non ha badato a spese. Cioè io... Sì, però, sì, d'accordo con te. La Turris, in particolare, sì, sì. La Turris, allora, mette in campo un centrocampo vecchio, è statico, è chiaro? Mentre no, qualche... io non entro nel merito tecnico, no, io perché me l'hanno detto, sì, i tifosi, sì, no, ma lo puoi fare tranquillamente, io dico che anche se vinceva la Turris oggi avrebbe fatto un grandissimo risultato, ma il pareggio contro una grande corazzata come Martina, perché Martina ancora deve far vedere tutto il suo potenzialità. Questa è una squadra costruita per vincere, è una squadra fortissima. Ma anche la Turris deve vincere. No, e perciò dico, voglio dire, non è che questo pareggio, per come si era messa la partita, voglio dire, forse c'è il rammarico. Però alla fine voglio dire, quando tu hai un centrocampo che praticamente si affloscia, perché stanno i vecchi, io non ho capito perché poi il bravo tecnico... Visto, almeno... Quando ho visto le ultime partite della Turris in casa, era stato chiamato, preso a Campora, però è rimasto, almeno lui come pure qualcun altro, un oggetto misterioso. Ecco, non l'abbiamo più visto in campo, in panchina. Oggi se non sbaglio, non era neanche in panchina. Esatto, che è successo, io ho saputo che è successo qualcosa in società, per cui devono decidere cosa fare. Comunque togliete questi vecchi da centrocampo, perché non è cosa. No, dai, anche perché poi la Turris è partita malissimo, con le tre sconfitte in tre partite, però ora è all'ottavo risultato utile consecutivo, quindi vuol dire che comunque sta facendo bene. Oggi forse, come dicevi il mister, era proprio questo il rammarico, che ormai era finita la partita. Però si è rischiato troppo. È chiaro, ma quando, ti torno a ripetere, ci vogliono giocatori freschi, ma quando tu ti porti dei giocatori vecchi, te li devi far giocare per forza, questo succede. Mi dispiace di dirlo, ma questo, io sto vedendo questo a Torre del Greco. Va bene, lasciamo perdere. Pronto? Ci sei? Erasmo? Sì, Mario, eccoci. Ecco qua, hai sentito, no, la polemica? Sempre, ma non ci riesco. Tu tenti sempre, Ada? Sì, ho sentito, ma guarda, io... la Turris l'ho vista un paio di domeniche fa contro di noi, mi è sembrata una squadra molto in palla, buoni giocatori, buona organizzazione. Ma poi ha cambiato il centrocampo, ne hai capito allora? Sì, ho capito, però purtroppo può capitare la partita nella quale non ci sono esattamente tutto quello che dovrebbe esserci e finisce così, però insomma
Secondo me si gioca il campionato fino alla fine, adesso indipendentemente da questo piccolo problema di percorso. Va bene, certo. E io direi adesso, vediamo un poco se mi fanno vedere, se eventualmente sono arrivate le immagini da Nocera per l'Inter Real Napoli di Nocera. Sono arrivati i ragazzi? Vediamo un attimo. Eccolo qua, allora andiamoci a vedere questo splendido pareggio dell'Inter Napoli sul campo del Real Nocera. Via con la regia, eccolo qua. Pochi e infreddoliti spettatori sugli spalti dello stadio Wojtyła per assistere a un incontro, quello tra Real Nocera Superiore e Inter Napoli, che ha visto i padroni di casa sfiorare il ritorno al successo nel proprio impianto. Successo che manca ormai dal marzo scorso, l'unica vittoria stagionale è stata infatti raccolta a Matera contro l'Irsinese. Mister Gaetano Montalbano, infuriato al termine del match nei confronti dell'arbitro Colosimo di Torino, aveva studiato perfettamente l'avversario, chiudendo tutti gli spazi a un Inter Napoli apparso in evidente difficoltà per tutto l'incontro. La cronaca, al decimo del primo tempo, Rivello va vicinissimo al bersaglio grosso, il suo tiro colpisce la traversa. Sembra essere il preludio a una giornata fortunata per i locali, e invece così non sarà. Al 33esimo il Real Nocera Superiore si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco segnalata all'indirizzo dell'attaccante Di Bonito. Palla messa in mezzo da Volpe, irrompe proprio il piccolo attaccante, ma per arbitro e assistente la rete non è buona. Comincia ad affiorare un certo nervosismo negli uomini di Montalbano, che comunque continuano a mantenere il pallino del gioco. A un minuto dal termine della prima frazione, infortunio alla clavicola per Rivello, che è costretto a lasciare spazio a Coppola. Montalbano protesta, viene espulso dal direttore di gara. Nella ripresa il leitmotiv è comunque sempre lo stesso. Al 15esimo botta di Giordano, un difensore partenopeo sembra colpire con la mano, l'arbitro fa cenno di proseguire, niente calcio di rigore. E allora serve esperienza per far centro? C'è Landini, al 29esimo serve Volpe, ma Vaccaro si oppone. In campo c'è anche l'Inter Napoli, ma il pubblico se ne accorge soltanto a un quarto d'ora dalla fine, prima con una botta di Bagnoli che Montalbano Junior riesce a parare e 60 secondi dopo ancora con Napolitano stavolta, ma la conclusione è fuori. Ultima chance del match per il Real Nocera con Lo Petrone, il cui tiro dal limite sfiora il palo. È 0-0 finale. Per questo filmato, allora Criscuolo. Hai visto sta Inter Napoli di ragazzini un po' alla volta? Squadra molto giovane. Sta facendo un grosso. Sta facendo un bellissimo campionato, ragazzi. E bravo anche il tecnico, devo dirti la verità. Corrado Sorrentino. È una squadra che si salverà tranquillamente. Certo. E allora, Erasmo, ci sei? Erasmo? Mi hanno chiuso Erasmo. Il traffico, si è fermato pure lui al campagna. Vediamo un attimo se riusciamo ad averlo. Allora, me lo dovete lasciare al telefono fino a quando io non lo saluto. Allora, eccoci Mario. Eccolo qua, finalmente. Ma stasera sei un fantasma. No, è che stavo cercando di smanettare per entrare in collegamento, ma non ci riesce proprio. Vabbè, è andare, rinunziamo. Speriamo che il secondo collegamento video. Speriamo che il secondo collegamento video potrebbe andare bene. Comunque, se la regia mi fa vedere, facciamo vedere come era previsto alla regia, dico. Vai sul. Eccolo qua, la regia, eccolo qua, vedete? Me lo portate a tutto schermo, giusto per far vedere, me lo portate eccolo qua, avete visto? Questa è un'innovazione tecnologica, in definitiva, annullalo un attimo, vediamo cosa esce sotto, cosa c'è, questo è il nostro, vedete, è il Golden Goal, è il nostro account di Facebook, che domani troverete tutta la puntata di stasera. Dove domani troveremo? Domani su Golden Goal o su Mario Cacciatore è la stessa cosa. Allora, Erasmo. Sì, Mario, dimmi. Hai visto l'Inter Napoli, eh? Con voi riuscì a vincere. Oggi ha fatto una bella partita, una squadra di ragazzini, sta mettendo a soqquadro un poco tutto il campionato, Sì, sì, ma non solo loro, pure il Campania. Certo. Che oggi è andato a vincere una partita fuori casa a Casarano che, insomma, non era per niente facile. E sono le due grandi rivelazioni di questo campionato, le due squadre napoletane. E noi ci abbiamo giocato in entrambi i casi e devo dire che soprattutto l'Inter Napoli mi ha fatto una buonissima impressione. Potranno ritagliarsi un ruolo importantissimo in questo campionato, se reggeranno alla distanza, perché poi sai... Quei ragazzi è sempre un'incognita, per cui
alla fine io credo che l'esperienza delle squadre che hanno più giocatori esperti verrà fuori, però sono due realtà splendide di questo campionato. Certo, tu sai qualcosa di Inter Napoli sicuramente, che sei napoletano? Sì, sono giocato in Coppa Italia l'anno scorso, una buona squadra. Il mister già l'anno scorso, quest'anno è molto bravo il mister, dobbiamo dire la verità. Bravissimo, però anche un altro grande tecnico, devo dire la verità, emergente, è Rosario del... Sì, Rosario Campana. Rosario Campana del... del Campania, del Campana Campania, anche perché voglio ricordarvi che sono molto preparato, c'è anche un buon direttore che ho porto moltissimo, ed è cosa, come si chiama ragazzi? Marco Mignano, stasera manca i nomi più mi ricordo, si è fermato pure la mia mente, si è fermato al centro Campania probabilmente. Mario, scusa, visto che stiamo parlando dell'Inter Napoli, sì. Posso ricordare al presidente, sì, sì. Allora, il mio presidente dell'Inter Napoli? Dobbiamo restituire il tesserino ad Antonella, che se lo dimenticò l'ultima volta che venne sul campo. Proprio col Gaeta, quando vedemmo Inter Napoli Gaeta. Esatto, e se l'è dimenticato. E qui mi raccomando. Adesso so, magari quando la prossima che gioca in casa. Cioè, vai a trovare, andiamo a fare un servizio pure tu, andate voi due di voi a farlo, perché altrimenti questo, a fine non avrai mai questo tesserino. Allora, adesso andiamo alle dolenti note. Andiamo a un Gaeta che si sta sfaldando, più giorni passano, più settimane e peggio diventa. Oggi siamo al 4-1, che ne ha sbuscate, non è che ha vinto. Erasmo! Sì, Mario. Ma che sta succedendo a Gaeta? Vabbè, ma sta succedendo quello che sapevamo già da qualche mese. Ultimamente però le cose stanno peggiorando. Lunedì o martedì, mi sembra martedì, hanno... rotto il contratto con tre giocatori importantissimi che rappresentavano un po' la spina dorsale della squadra, addirittura col capitano, con il difensore, i due difensori centrali, quindi oggi si è presentato praticamente senza difesa sul campo di un Grottaglie che non è che aveva vinto tante partite, era lì a 6 punti, dietro persino al Gaeta, proprio insomma una delle squadre dove bisognava andare a fare punti, e hai visto com'è finita. Non c'è stato il dominio assoluto della gara, perché le cronache parlano di un Gaeta che almeno nel primo tempo è stato in partita, aveva subito il primo gol, poi ha pareggiato, però insomma 4 reti subite contro il Grottaglie, 3 reti subite dall'Oppido Lucano, un parziale di 7-2 contro due squadre che dovevano essere quelle dove il Gaeta poteva e doveva andare a prendere punti. E adesso domenica arriva la Casertana che insomma ha vinto 5-0, fuori casa devo dire non è esattamente quella schiacciasassi che è in casa, però... adesso sta lì a 2 punti dal vertice, sicuramente verrà Gaeta per voler vincere la partita. Certo, a proposito, hai parlato di Casertana, aspetta, Lombardi, hai parlato di Casertana, qua c'è un ex a Casertana. Sì. Oh, allora, sta Casertana, ce la fa, non ce la fa? Ma speriamo, guarda, non vedo l'ora che questa squadra e questa città riesce ad arrivare in campionati più consoni a quello che è stato il blasone di questa squadra, che onestamente vederla sempre rabbattata in questi campionati mi fa... Io tra l'altro sono stato anche a vederla qualche settimana fa in casa proprio col Grottaglie, l'ho vista quando ha vinto 7-2, io ho visto i 4 gol che fece Rosario Maiella. E mi dispiace perché Caserta è una città grandissima, una bella città dove io sono stato bene 4 anni e quindi... Quanti anni di Serie B hai fatto con la Casertana? No, un anno di Serie B, ho fatto 17 gol quell'anno in B. Non era ho poco. Fatto poi tre anni e mezzo insomma, perché poi 2 anni di C1, uno per 6 playoff e l'altro anno ho vinto il campionato. Ma hai lasciato un grosso ricordo a Caserta, tutti ti ricordano. In 3 anni a Caserta ho fatto 41 gol. Capirai, non hanno trovato più una punta così. No, ma perché sono stato bene, perché è stata un po' la città dove mi ha dato la possibilità di ritornare poi nel calcio che contava, insomma. Certo. Allora, Erasmo, ti saluto, ti ringrazio. Ciao, io volevo dire al nostro amico qua che se vuole venire a Gaeta a giocarsi un altro campionato di Serie D, a noi ci serve un attaccante. Siamo Erasmo, mi dispiace, tu lo sai che quando alleni i professionisti non puoi farlo più, decade lo status da calciatore. Lo so, però come tu sai, insomma, noi siamo amanti di quelli che hanno fatto il grande calcio, insomma, grazie. Sono di quelli, per cui
Grazie. Questa chiesa c'è veramente voglia di provare a invertire questa tendenza, un peccato perché si era veramente costruito un bel giocattolo. L'anno scorso sì, veramente è stato un peccato, perché l'anno scorso vi è sfuggita la C2 a voi, l'anno scorso. Ma devo dire per fortuna, perché sennò chissà che brutta fine veramente avremmo fatto. Ma non lo so, può darsi anche che arrivando nei professionisti magari poteva cambiare qualcosa. Questo è vero. Un saluto a tutti, un abbraccio. Ciao caro, ciao. Allora, alla prossima. Allora, per quanto riguarda il girone, voglio solo dire che l'Agri è ritornato al comando. Allora, Ada, mi fa piacere, tu sei tifoso dell'Agri.